Allora faccio un addendum sull'uso del knife perché ho visto che c'è un sistema, sempre di coltello si tratta, ma che è interessantissimo perché permette di evitare di fare tutto il giro di guide che abbiamo visto nel video precedente. Questo consiste semplicemente nel costruirsi un semplice, quindi prendiamo in pratica numpad di 3 frontalmente la nostra casetta su cui vogliamo, che cosa vogliamo farci qua fondamentalmente? Una porta, ok? Allora, in effetti più istintivo sarebbe quello di crearsi un piano, quindi noi potremmo fare un shift A e fare un piano che ce l'ha creato là. Però prendiamo questo piano, lo allineiamo alla vista, ok? E in questo modo questo piano praticamente ce lo mettiamo in qualche modo davanti alla. Vogliamo fare in modo tale da usare questo piano come coltello, no? Nel senso che se noi questo piano qua, adesso vedete che è praticamente di fronte alla casa. Allora, lo alziamo, tra l'altro per capirci qualcosa conviene forse metterci un materiale e dargli un colore. Ok, così quando lo mettiamo sopra la casa si vede esattamente, ok, come fa. Ok, facciamo SY, lo ok, SZ lo stringiamo un po', lo abbassiamo e supponiamo che questo debba essere la porta. E poi, visto che ci siamo, facciamo ancora, lo duplichiamo, quindi Shift D, lo duplichiamo, facciamo SZ, ok, perché vogliamo fare, poi Shift D, Y, ok, supponiamo di voler fare praticamente queste tre cose. Quindi vedete che semplicemente ho costruito la porta, le due finestre, e adesso le uso come fossero dei coltelli, quindi beh, facciamo tutto insieme magari. Quindi facciamo, seleziono il soggetto, shift tasto destro, anche queste tre cose, andiamo ctrl j, ok, è diventato ctrl j, unisce degli oggetti, quindi ho fatto un coltello a forma di porta più due finestre. E poi una volta selezionato il nostro piano 2, si chiama, no? Che sarà il nostro coltello, poi selezioniamo ancora la nostra casa, questa, ci accertiamo ovviamente di essere in modalità frontale e orto, e poi ecco la magia la facciamo andando in edit mode, quindi tab. Andando in edit mode compare questa modalità che si chiama knife project, dove project è un verbo in realtà, non è progetto coltello come pensavo io, ma proiezione coltello. Quindi cosa vuol dire? Che io proietto il primo elemento che ho selezionato sul secondo, quindi faccio proietto, e vedete che lui ottiene proprio esattamente quello che avevamo ottenuto con un po' di difficoltà la volta scorsa, cioè a questo punto andiamo in Object Mode, possiamo prendere il nostro taglierino, insomma, e riselezionando il nostro oggetto vedete che ci sono i tre oggetti che abbiamo scavato e quindi possiamo anche a questo punto, oltretutto già selezionati, quindi faccio Canc Faces e ho ottenuto esattamente quello che volevo. Ora, questo è molto molto interessante perché posso senza tanto tanto insomma penare utilizzare anche altri tipi di coltelli, per esempio per fare dei tagli circolari, per fare degli archi o altre cose che altrimenti sarebbero abbastanza complessi insomma da realizzare. Quindi questo addon è tutto, lo aggiungerò in coda al video che ho fatto negli ultimi tempi. Di nuovo, buonasera, arrivederci.